Oggi con noi il dottor Enrico Gennari da Mossel Bay, direttore di Oceans Research, per parlare della conservazione degli squali bianchi. Salve a tutti! Enrico, hai dedicato molto tempo allo studio degli squali bianchi. Sono davvero dei mostri come vengono rappresentati dai media e dai film? Dobbiamo capire che gli squali bianchi sono un predatore che vive nei mari. È normale trovarlo nei mari. E se sei fortunato lo trovi nei mari ancora. E sicuramente i media, i giornali, i documentari anche, che dovrebbero essere naturalistici e scientifici, dipingono lo squalo bianco come un animale che è alla ricerca dell'uomo per mangiarlo. In realtà lo squalo bianco sta per conto suo, se fosse per lui interagirebbe il meno possibile con l'uomo, e molto della nostra ricerca si basa proprio sul fatto di cercare di aiutare la gente a cambiare percezione sugli squali bianchi, da essere un predatore temuto a un animale che è necessario per l'ecosistema marino e alla fine per il nostro apprezzamento del mare quando andiamo al mare. Perché sono così importanti gli squali bianchi? Essendo un predatore che sta al top, alla cima dell'ecosistema, sicuramente è in grado di controllare dall'alto verso il basso tutti i vari livelli dell'ecosistema marino. Un classico esempio, gli squali in generale, molti degli squali hanno predando sulle specie più deboli, gli individui più deboli delle varie specie su cui predano, selezionano meglio dal punto di vista genetico le specie stesse su cui predano, e anche rimuovendo, per esempio, predando su animali malati, riducono la possibilità di malattie che possano passare in tutto l'ecosistema marino. Quindi hanno come un ruolo di spazzini all'interno del mare, e aiutano a migliorare la diversità genetica delle varie specie. Che significato ha per te la conservazione degli squali bianchi? La conservazione degli squali bianchi è come, per me è una missione, una risorsa che voglio passare a mia figlia per quando avrà, che ne so, 20 anni, potrà dire che potrà ancora vedere questi animali. Molta della ricerca si basa sul capire quanti squali bianchi sono rimasti in natura, nelle varie zone, e ancora ne sappiamo pochissimo degli squali bianchi. Non sappiamo dove partoriscono, dove si accoppiano, abbiamo delle idee su quanto dura un ciclo riproduttivo, ma sappiamo pochissimo degli squali bianchi, e la nostra ricerca focalizza proprio nel colmare questi gap per meglio conservare questa specie per gli anni futuri e le generazioni future. Quindi ritieni che la ricerca sugli squali sia parte integrante per la conservazione? La conservazione, puoi conservare una specie solo se la conosci quella specie, se capisci come funziona all'interno dell'ecosistema. Di conseguenza, se non sapessimo, per esempio, quanti squali sono rimasti, non potremmo mai mettere un piano di conservazione e protezione che possa funzionare. Da capire può essere pure che, come alcuni media dipingono, può essere pure che la protezione degli squali bianchi non è necessaria, perché magari ce ne stanno abbastanza, non c'è stato un declino negli ultimi 20-30 anni. Quindi come ricercatori abbiamo il compito di produrre dati oggettivi, non soggettivi, che possiamo poi fornire ai vari governi, ai vari enti, per assicurare la giusta conservazione e la giusta amministrazione, da una parte, di questa specie importante.
Quali pensi siano le maggiori minacce che colpiscono gli squali bianchi? Come minacce per lo squalo bianco in generale, sicuramente la pesca commerciale è uno dei più grossi fattori. In Sudafrica qua c'è anche un po' di pesca sportiva che ogni tanto cattura alcuni esemplari di squali bianco. Un altro grosso, rischio per lo squalo bianco è l'inquinamento. La degradazione dell'habitat marino. Questi sono tutti fattori che possono influenzare la dinamica delle popolazioni di squalo bianco. Comunque per me c'è il grosso problema per lo squalo bianco è la percezione del pubblico, la vostra percezione. Se pensate che si può conservare una specie, è facile conservare una specie se la gente ci si immedesima. Per esempio pensate ai delfini, sorridono, ti tirano la palla indietro quando gliela tiri, la gente, i bambini, è facile relazionarsi con questa specie. Oppure è una specie, è facile conservare specie che suscitano un amore a prima vista, come per esempio i panda. Cioè cascano sempre, sono buffi, sono belli con colorazione, quindi ancora la gente ci si identifica. Per lo squalo bianco è un po' più difficile, perché naturalmente gli squali in generale, l'unica cosa che la gente vede, o la prima cosa che la gente vede e pensa sono i denti, la pericolosità di questa specie. E di conseguenza, se noi come ricercatori, come conservazionisti, riusciamo a, tramite conferenze, tramite dibattiti, documentari, riusciamo a far capire alla gente che in realtà la pericolosità degli squali è veramente limitata, se riuscissimo a fare questo cambiamento nella percezione della gente, sicuramente abbracciare il concetto che bisogna conservarli sarà più facile. E molta della mia ricerca, della nostra ricerca e della partecipazione ai documentari si basa proprio su questo, sullo sfatare dei miti e produrre dati invece che fanno capire alla gente quanto in realtà la pericolosità del squalo è limitata. Se uno pensa che in tutto il mondo ogni anno in media ci stanno una quindicina di attacchi da parte di tutte le specie di squali e solo una 5-6 sono all'anno fatali, è facile fare i calcoli che incidenti automobilistici, i fulmini, i cani e qualunque altro elettrodomestico che abbiamo in casa ha una pericolosità molto 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 maggiore rispetto agli squali. E cambiare questa percezione di pericolosità in un bisogno di conservarli è uno dei grossi obiettivi della nostra ricerca. Quindi ritieni che la popolazione degli squali bianchi in Sudafrica sia in difficoltà? Un recente studio pubblicato dice praticamente che ci stanno solo 400 squali bianchi nell'Africa del Sud. Non entrando troppo al merito scientifico di quel articolo in particolare, quello che abbiamo proposto a livello di tutta l'Africa del Sud è di mettere insieme tutti i dati, collaborare per la prima volta al mondo. Considerate che nella ricerca sugli squali bianchi ci stanno tante prime donne, quindi c'è tanta competizione. Invece questa è la prima volta. Vari ricercatori di vari istituti mettono insieme tutti i dati per arrivare a una stima del numero di squali bianchi che esistono attualmente in natura, basata su dati buoni e forti dal punto di vista statistico. Se uno mi chiede cosa ne penso, sicuramente, secondo me ce ne stanno più di 400,
probabilmente si parla di circa 2000 per l'Africa, intorno ai 2000-3000 per l'Africa del Sud, ma come ogni scienziato, le mie convinzioni, come ogni buon scienziato, le mie convinzioni le metto da parte quando guarda i dati. E quindi, come ho detto prima, forse non ci sarà bisogno di continuare la protezione degli squali bianchi, o forse ce ne sarà ancora più bisogno, però questo lo possiamo solo dire quando questo studio nei prossimi 2 anni finirà. Per quali motivi, Nicole, lo squalo bianco taggato in Sudafrica nel 2003 è particolarmente importante? Nicole era uno squalo bianco che è stato taggato con un tag satellitare nel 2003 da un gruppo multinazionale tra collaborazione tra gli Stati Uniti, Messico e Sudafrica. E per me Nicole è stato lo squalo che ha cambiato lo spartiacque. Prima gli squali erano solo visti come pericolo, eccetera. Per la prima volta la gente ha iniziato a parlare di squali bianchi come una cosa bella, meravigliosa, strana. Questo squalo è riuscito ad andare dal Sudafrica fino in Australia quasi in linea dritta, facendo quel percorso di oltre 11.000 km in soli 3 mesi, e poi 6 mesi dopo è stato rincontrato qua in Sudafrica. Quella è stata la più veloce migrazione transoceanica per tutti gli animali mai registrati. E per la prima volta i media, la gente parlava di questi squali come guarda che sono riusciti a fare, guarda che tragitto, che avventura hanno fatto. E quello per me è stato veramente uno spartiacque per come per la conservazione degli squali bianchi. E proprio basandoci su quello, sull'onda di quell'evento, abbiamo cercato di costruire sempre più e più storie che attirassero l'attenzione e la curiosità della gente. Perché alla fine del giorno questi squali fanno delle cose incredibili, questi squali bianchi in particolare fanno delle cose incredibili, e se la gente inizia a guardare le cose incredibili e non solo i denti, questo è il momento in cui possiamo veramente cambiare la conservazione di questa specie. Qual è la tua opinione riguardo alle attività dell'ecoturismo come immersioni con e senza le gabbie? Il turismo ecologico, ecoturismo con gli squali, ci sono due tipi, e dobbiamo capire che in entrambi i casi ci sarà un impatto sul comportamento naturale delle specie. C'è un tipo che è quello quando la visibilità è buona, le specie non sono potenzialmente pericolose, la gente può fare immersioni e se capita uno squalo che passa lo osserva e è contento. L'altro tipo di ecoturismo invece attira gli squali in una zona dove si possono fare delle immersioni guidate per vedere questi animali. Naturalmente per attirare c'è bisogno di attirarli con un incentivo che è il cibo in genere. Ora, se tutti gli operatori seguissero alla lettera le regole dell'ecoturismo, l'impatto sarebbe minimo. In ogni caso, da vedere per me è sempre la validità di un mestiere o di un'industria o di un tipo di business, è sempre da valutare sui due piatti della bilancia, i pro e i contro. Sì, i contro possono essere che possiamo modificare leggermente più o meno il comportamento naturale degli squali, dove invece di stare in 2 chilometri di area magari vengono in 200 metri. Però il pro per me è questo tipo di turismo è in grado di cambiare quella percezione che parlavo prima del pubblico.
qua per esempio in Sudafrica ci si immerge nella gabbia in sicurezza per vedere gli squali bianchi che vengono attirati tramite un'esca che non viene data allo squalo bianco la maggior parte delle volte e da un corridoio praticamente di odore di pesce. E il cambiamento sì, possono stare in quell'area un po' più a lungo che ci dovrebbero stare, però ogni singola persona che entra in quella gabbia esce con un sorriso praticamente da orecchio a orecchio e il cambiamento di quella percezione da paura a sbalordimento ha un impatto gigantesco nella conservazione di questa specie per gli anni futuri. E quindi bilanciando le due, secondo me il turismo l'ecoturismo, se fatto seguendo le regole, questo è un grosso se che sta al singolo operatore seguire, se fatto seguendo le regole ha un impatto gigantesco positivo nella conservazione delle specie. Che cosa può fare il pubblico per aiutare la conservazione degli squali anche indirettamente? A volte io per esempio vengo da Roma, come potete sentire dal mio accento, e mi sono trovato nei primi quasi 25 anni della mia vita che volevo far parte di fare qualcosa per gli squali, avevo quella passione sin da quando avevo 4-5 anni, però non c'era mai possibilità. Quindi sicuramente la prima cosa è cercare nella zona se c'è un gruppo di ricerca, un gruppo di conservazione, un gruppo di interesse che possa discutere o fare qualcosa per gli squali. Quella è la cosa più facile. Però molto spesso non ci sono questi gruppi nella zona e quindi ci stanno due possibilità. Uno, per esempio venire qua in Sudafrica a Ocean Research e partecipare alle nostre attività o altri gruppi, o a volte se non ci si può muovere la domanda è cosa si può fare nel nostro piccolo. Sicuramente è informarsi su per esempio prodotti che vengono venduti dai supermercati, in cucina, che contengano prodotti di squali, derivati dagli squali, perché naturalmente c'è una richiesta di questi prodotti e quindi più squali vengono catturati. Quindi sicuramente essere informati sull'ecosostenibilità di quello che mangiamo e di quello che usiamo, non solo a livello di squali ma a livello di pesce e a livello di oceano in generale. E poi per esempio informarsi, c'è questo strumento che è Facebook, Instagram, che dà la possibilità che 15-20 anni fa erano inimmaginabili a livello di ottenere informazioni e passare quelle informazioni. Quindi ci stanno, anche se non nella zona, ci stanno un sacco di gruppi che promuovono iniziative, petizioni e sicuramente sottoscrivere, firmare queste petizioni o anche semplicemente passarle ai vostri amici è un grosso contributo alla conservazione di degli squali. Informarsi sicuramente è la cosa migliore e parlate della vostra passione, è la maniera migliore per attirare l'attenzione di altra gente. Che consigli puoi dare ai ricercatori che vorrebbero specializzarsi nella conservazione degli squali? In Italia purtroppo uno può fare pure tutto un corso di laurea e rendersi conto, come sono reso conto io, che pure se studiavo gli squali in un laboratorio avevo fatto pochissimo, avevo vissuto pochissimo tempo nella mia vita con gli squali nel mare. Quindi un consiglio che sicuramente do sempre a studenti italiani è di cercare all'estero corsi di specializzazione o anche semplici internati per 2-3 mesi che diano la possibilità di espandere le proprie conoscenze e capacità sul campo di lavorare sugli squali. Quello sicuramente è la cosa fondamentale per chiunque voglia lavorare sugli squali, perché io almeno so fatto così, posso studiare tutta la mia vita, però non mi chiamerei mai un esperto se non ho un certo tipo di interazione,
Con questo non voglio dire che chi semplicemente li studia gli squali non è un esperto, però per me, per queste specie c'è un fattore anche di amore quasi tra me e queste specie, e per supportare quell'amore lo devi vivere, e di conseguenza per questo sono venuto e mi sono trasferito qua in Sudafrica, dove sicuramente l'accesso agli squali è molto più facile. Grazie Enrico, ti ringraziamo per questa intervista, è stato un piacere sentirti parlare con tanta passione di questo argomento, che sarà sicuramente passata ad altre persone, e ti ringraziamo ancora e buona giornata. Grazie a tutti e seguiteci su Facebook.